andiamo in diretta come abbiamo fatto sempre, perché appunto parliamo di questa grande impresa che oggi compie 70 anni, ripetiamo ancora una volta, 31 luglio 1954, due grandi scalatori raggiungevano il K2. Allora, a raccontarci questa impresa che appunto affascina sempre, ritorna ai nostri microfoni il giornalista e scrittore Adriano Favaro, che salutiamo. Pronto Adriano? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, Adriano, mi sembra che sia veramente un anniversario da ricordare di questi due grandissimi alpinisti. Sì, è un anniversario peraltro un po' controverso, perché se vogliamo dire, va bene, ok, l'Italia che usciva dalla guerra malconcia ha avuto delle occasioni con Desio, che conosceva il mondo, parlava bene l'inglese, girava, ha avuto questa possibilità, era già stato nel 29 lui ad esplorare quei luoghi, quei posti, e a un certo punto convince De Gasperi, che allora era presidente del Consiglio, sarebbe morto poco dopo, e c'era anche Andreotti, che probabilmente ha mosso, anche se documenti ufficiali su questo non ce ne sono, ma insomma ha mosso le carte con il sistema pakistano, per che l'Italia ha promesso al Pakistan di fare una grande diga sul fiume Indo. L'Italia allora è stata, e non è ancora, uno dei paesi più importanti per la costruzione di grandi impianti di dighe. Insomma, si sono combinate una serie di cose e Desio è andato dal Presidente del Consiglio e ha detto bisogna avere l'autorizzazione. Hanno penato perché c'erano dei testi scritti, poi insomma alla fine tutto è andato bene. E il risultato è stato che ha formato una squadra importante di alpinisti, nessuno però di questi era mai uscito dall'Italia. Desio ha fatto il comandante, era stato comandante degli alpini, aveva fatto anche un anno e mezzo di prigione, e insomma in qualche maniera l'impresa è stata un'impresa di quelle militari estreme importanti. Io sono molto scettico perché i testi di allora che hanno celebrato questa opera, non si può più dire, credo, proprio culturalmente qualcosa che sia conquista, perché sarà una scalata come tante altre. Insomma, hanno celebrato questa opera e si è ritornati a discutere per 40 anni sul ruolo di Bonatti, se abbia aiutato davvero, eccetera. Alla fine la verità è arrivata, ma si è un po' congelato perché il generale Desio ha detto tutto quello che ho scritto è vero, e poi alla fine non era assolutamente così. Però si sono arrivati, sono stati bravissimi, l'impresa di quelle difficili, al punto che ci sono voluti decenni dopo per arrivare a ripetere questa operazione scalando di nuovo il K2, che è la seconda montagna, 8611 metri contro gli 8848 dell'Everest, ma è la più difficile, in assoluto è la montagna più difficile. Perché è più difficile, Adriano? Cosa presenta? Io sono stato al campo base del K2. Sono stato un mese e mezzo dal versante cinese nell'83, quando il 29 luglio, non il 31 come oggi, quattro alpinisti sono riusciti a salire in cima. E quando tu sei a 5.000 metri e ne vedi altri 4.000 e mezzo, 4.500, spuntare come una piramide fuori dalla terra e va dritta verso il cielo, e va dritta perché in alcuni punti è quasi verticale, ti fai brividi, perché non è una piccola salita, non è una montagna dopo 3.000 metri come le nostre, 4.000, il bianco è 4.810, noi al campo base eravamo già 200 metri più alti del bianco, e ne hai altri 4 km di ascensione, e in verticale i chilometri diventano, ognuno diventa come 1.000 km, vuol dire essere stati veramente organizzati. Al di là dei difetti, al di là del generale Desio, che si comportava scrivendo ordini a macchina e facendoli arrivare sui fianchi della parete in maniera un po', come dire, originale. L'impresa è ancora quella da celebrare. Questo ha permesso all'Italia di credere di essere diventata, e questo è stato forse l'effetto più importante, una grande nazione. Infatti un collega ha calcolato che ci sono state centinaia, se non un migliaio, di aziende, bar, ristoranti, che si sono chiamati K2. È diventato una cosa importante. Questo è dovuto anche allo sforzo di quelli che sono rimasti qui, fatto a terra, mi diceva la Cedelli, che si emozionavano perché quando prendevano dei calzini o delle calze di lana per alta quota, trovavano dentro dei bigliettini di auguri
delle donne che avevano confezionato la maglieria, e vuol dire che c'era veramente una passione, cosa che non credo si possa ripetere più. Desire è stato un mago anche perché ha organizzato tutto in pochissimi mesi, superando perfino uno sciopero alla Dalmine, perché la grande azienda che aveva detto facciamo noi le bombole d'ossigeno 16 kg l'una, quindi già solo una bombola adesso pesano 4 kg e mezzo o 2 a seconda delle dimensioni, e si era bloccata la fabbrica e rischiavano di partire senza le bombole di ossigeno o farle arrivare con l'aereo e sarebbe costato altri decine di milioni. Certo. E invece anche lo sciopero si è fermato. Insomma, è una storia da leggere e da raccontare. Ed è una storia anche della pigrizia, dell'inedia, dei traffici italiani. Desio era così forte che ha impedito a chiunque degli alpinisti di andare a dire sono stato io il primo a mettere i piedi su quella montagna. Perché tutti gli inviti li prendeva lui, li utilizzava lui. Questo ha creato molto malcontento, ci sono stati dei ricorsi in tribunale. Insomma, la storia non raccontata e poco detta è molto forte, ancora viva, perché la grande pace non c'è stata. Abbiamo fatto i 50 anni a Cortina dell'anniversario e quella era un'occasione che si è persa, perché i rancori sono rimasti, al punto che il Club Alpino ha messo 3 esperti, tra i quali uno Maraini, che era stato su tantissime spedizioni, che hanno fatto una versione, Bonatti ha contribuito, Bonatti ha è stato una notte intera a meno 50 sotto zero a 8100 metri, quindi per portare le bombole agli altri 2 che sono saliti. Si sono capiti male, non si sono parlati, non si sono sentiti, non si sa. Di fatto la storia vera è stata raccontata solo dopo 40 anni e ha mostrato molte crepe e molte cose disagevoli. Però è sempre stata una grande impresa, quindi lì c'era l'idea nella testa di questo italiano e di quelli che lo seguivano, il Club Alpino, il Ministero degli Esteri, ma un po' tutta l'Italia, che bisognava conquistare la seconda vetta più alta del mondo, cosa che è avvenuta, ma ha portato tanto successo, tanta immagine, ma anche tante polemiche. Non pensiamo che le spedizioni di adesso siano tutte vergini e tutti stiano d'accordo. Io ho seguito alcune spedizioni 30-40 anni fa, sono usciti tutti con un po' di polemiche e di discussioni. Bensler a un certo punto ha detto io ho preferito andare in 2 al massimo, perché in 2 non si può litigare, perché la mia vita è legata a quella dell'altro e viceversa. E quando ce l'ho fatta sono andato da solo. La montagna, la fatica, le quote, le privazioni, il poco cibo, l'ossigeno che manca, le difficoltà fisiche sono estreme e la nostra psiche veramente cambia. Vediamo delle robe che non esistono e ci arrabbiamo. È come stare in barca, chi è stato in barca sa che gli spazi sono piccoli e il rischio è altissimo. In questo periodo poi le montagne sono diventate, colpa del cambio climatico, sempre più pericolose. Sono morte 16 persone nell'86 sulle pendici del K2 e tutte perché si è messo a nevicare, cosa che non capitava da decenni, ma quando hai 1,5 metri di neve, 6-8 mila metri, non puoi più far niente, sai che raggiungerà la fine prima o dopo. E invece la spedizione italiana del 1953 è stata un successo, perché nessuno si è fatto quasi niente, sì, a parte le dita, un qualche falange persa perché si sono tolti i guanti per fare delle fotografie e girare un film. L'intera spedizione è stata indenne perché avevano costruito una serie di materiali grazie anche alle aziende di Montebelluna, del Veneto, del Friuli e del Nord Italia, che hanno contribuito a questa cosa. Quindi è stata un'impresa che ha creato anche molta innovazione. Ricordiamoci per esempio che le maschere per l'ossigeno prima erano rudimentali e quasi non esistevano, sono state elaborate e migliorate. Allora andiamo, Adriano, a questa figura di Desio, che mi pare sia stata una figura chiave di questa impresa, perché insomma ha saputo organizzare, ha saputo individuare anche i 2 alpinisti, che forse ci sarà stata anche una selezione, ma si è scritto di tutto e di più di questo Desio. Ma che tipo è stato Desio? Ma io l'ho incontrato molte volte. Desio era un piccolo uomo nel senso di altezza, è un grande uomo nel senso di altezza, forse era stato 1,55 m, 1,60 m, forse meno. Però si capiva perfettamente che era un uomo integro d'acciaio di ferro. Fa il geologo e comincia a insegnare all'università
Milano-Roma con il progetto di fare grandi imprese. Si vedeva che era un uomo che aveva nel cuore proprio questa cosa. Era un personaggio del genere, fa un mucchio di viaggi in Karakorum, va in Antartide, scrive una quantità di cose impressionanti, collabora con il Corriere della Sera, è un vulcano. Ma fino ai 94 Desio è morto a 104 anni. Fino ai 94 anni Desio ha continuato ad andare sulle montagne. Resta sempre un personaggio di grande rilievo e di importanza per il nostro paese. Certo. E allora vediamo anche così un po' la figura di Achille Compagnoni, questo alpinista veramente nato per la montagna. Compagnoni è uno che aveva scalato le più grandi, fare guida alpina, fare altre cose, assieme a Lacedelli. Quando Messler ripercorre alcune delle vie che avevano fatto per primo Compagnoni e Lacedelli, dice sono stati due grandi, e se lo dice lui che è stato il primo a aver fatto tutti gli 8.000 del mondo, vuol dire che erano veramente epici per il momento. I Compagnoni di fatto divenne il capo cordata, perché Lacedelli, con il quale ho parlato più volte anche con Compagnoni, diceva sempre ma questa decisione la prendeva Compagnoni, insomma era l'uomo che aveva preso in mano tutte le cose, uno della Valtellina, aveva grande fiducia di Desio, e quindi vuol dire che erano veramente molto preparati. E i compagni di Lacedelli arrivano per primi, scrivono nel loro diario tutto, anche che hanno preso per il ritorno una pastiglia di simpamina. Adesso è una droga a tutti gli effetti, allora era un po' più usata, permette di resistere di più alla fatica, ma di fatto loro sono arrivati alle 6 del pomeriggio in cima, vuol dire essere arrivati tardissimo, perché avevano pesi enormi delle bombole e sono scesi. E per scendere, qualche volta, come si sa, è più difficile che salire. I grandi incidenti nelle montagne sono avvenuti tutti nelle discese, mai nelle salite. Certo. La figura dei Sherpa, come la possiamo immaginare, come lo possiamo descrivere questa persona che affronta tutte le difficoltà di una montagna? Allora, i Sherpa, gruppo etnico che esiste solamente in Nepal, diciamo che questo nome si è un po' poi allargato per indicare i portatori di montagna di alta quota, ma di fatto adesso sono, come dire, la grande riabilitazione di questi ultimi decenni è stata importante e fondamentale, e si sono trasformati, sono diventati degli alpinisti a tutti gli effetti, e anche ormai i portatori hanno un sindacato, delle società, dei prezzi fissi per poter fare queste cose, quindi non sono più considerati così bassamente come lo sono stati per molti anni, e quindi anche qui è una storia da descrivere. L'unico vero problema, tornando all'Everest, K2 è un po' più difficile, è che adesso per salire in cima ci sono le code come per entrare al cinema, questo è diventato un po' minaccioso. Il K2, ripeto, no, perché è una montagna molto difficile, bisogna portare quantità enormi di materiali per poter arrivare in cima forniti e non trovarsi in difficoltà. 8.611 metri. Sì, lo hanno anche rimisurato più volte, perché come sempre qualcuno dice no, è più basso, è più alto, eccetera. L'Italia, quando ha scritto Desio, ha fatto anche questa misurazione, e hanno trovato gli strumenti attraverso i satelliti, attraverso strumenti a terra, e sistemando le due cose, e poi soprattutto le spedizioni adesso, e questo è molto importante, sono sempre più operazioni di collaborazione. In un villaggio Sherpa che sta a 6 giorni da una piccola città non può avere una scuola, e molti degli alpinisti italiani che sono saliti negli ultimi anni sull'Everest o anche sul K2, quando sono tornati hanno creato uno di questi, Fausto De Stefani, che è salito in cima nel K2 nell'83, hanno creato istituzioni, scuole. La salita della montagna, che una volta era vista come la conquista, ha veramente cambiato anche il rapporto tra le popolazioni. Quindi una grande impresa che è bene ricordare, questi due protagonisti, Compagnoni e Lacedelli, ma soprattutto il motore, insomma, questo uomo definito duro, difficile, ostinato, però che sapeva arrivare all'obiettivo, questo Desio, no? Questo generale così. Sì, un geniaccio goriziano che tutti vorrebbero avere alla fine, anche se, ripeto,
quelli che hanno carattere di solito ce l'hanno brutto, ed Esi l'aveva molto brutto. Sì, di Palmanova esattamente, no? Quindi è questo, di Palmanova. Di Palmanova, questo friulano. Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, Adriano Favaro, ci ha portato nel cuore di questa avventura, di questo anniversario, 70 anni ripeto ancora. Bene, 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 allora parlare di montagna è sempre bello, poi queste imprese che veramente sono sogni per noi, per la stragrande maggioranza, ma per qualcuno sono realtà, perché insomma ci sono arrivati, ripetiamo, Achille Compagnoni e Lino Lacciadelli, passati alla storia. E Bonatti, che ruolo anche lui? E Bonatti ha stato una notte a meno 50, aveva 24 anni. Era l'alpinista probabilmente più forte al mondo in quel momento ed è riuscito a dimostrare poi con altri imprese. Certo. Bene, allora Adriano, ti ringraziamo tantissimo di questa narrazione, sei sceso anche nei particolari, nelle figure, appunto anche dei Serpa che a volte insomma sfuggono, invece hanno un ruolo importante e sono decisivi per queste imprese. Bene, grazie Adriano. Buon pomeriggio. Alla prossima, salutiamo Adriano grazie. Favaro, giornalista e scrittore.